Ehi là, è da un po' che non ci sentiamo. Avevo proprio voglia di parlarti. Come va? Come stai in quest'ultimo periodo? Sai, ti stavo pensando e in un istante ho avuto voglia di cercarti e di condividere tante belle cose con te. Ma prima di tutto, tu come stai? Intendo veramente. Hai superato quel periodaccio? Stai pensando a come far fiorire te stesso? Come? Ancora non l'hai superato? Ti va di parlarne? Vivo con una personalità a cui tempo fa non sapevo che nome darle. Un po' particolare, come dire, non mi è mai piaciuto vedere qualcuno in difficoltà, allo stesso modo per cui non mi piace vedere me stesso nella stessa situazione. È l'istinto allora che ogni volta mi suggerisce di cercare una soluzione per risolvere le insicurezze o i problemi delle persone. Mi sento di voler aiutare, ce l'ho proprio dentro. E ti ringrazio, Liceo Classico, per avermi dato la risposta durante la mia infanzia. È rinchiusa in una parola in greco antico, empatheia. Ed è formata da due parti, en, che vuol dire dentro, e pathos, sofferenza. È l'immedesimarsi nella sofferenza degli altri, riconoscersi e cercare di comprenderla, analizzarne le cause. E quindi rimango la maggior parte del tempo ad ascoltare e a cercare di capire le persone da poche cose, da uno sguardo ad esempio, da un'espressione facciale che molto spesso lascia trasparire le emozioni e le sensazioni molto di più di ore e ore di discorsi. E adesso vi voglio raccontare una piccola storia. Quando ero al liceo, mi ricordo che il mio professore di filosofia un giorno mi ha chiamato birbante perché mi sedevo sempre nell'ultimo banco, nell'ultima fila della classe. E questo perché all'inizio lui pensava che io stessi lì per non essere visto, ma soprattutto per non essere scoperto, cosa che non era affatto vera. Perché da un punto di vista psicologico io preferivo sì non essere visto, ma diciamo osservare psicologicamente gli altri e in qualche modo cercare di capire le persone dall'esterno, senza avere un rapporto diretto. Ho sempre cercato di analizzare le persone dall'esterno, appunto, cercare di vedere come si comportano, come reagiscono alle varie situazioni. E questo riflette un po' la mia personalità, che è quella di un introverso. Il fatto, ad esempio, di cercare di capire le persone prima di relazionarmi direttamente. Posso rimanere per tanto tempo ad ascoltare qualcuno senza neanche esprimermi, perché credo che l'ascolto, quello sentito, sia un'ottima terapia per le persone. Avere qualcuno che è davvero disposto ad ascoltare i nostri problemi, che non ci giudica, che sappiamo di poter raccontare tutto a qualsiasi livello di profondità. Mi permette di focalizzare l'attenzione non tanto sul racconto in sé, ma sull'energia che mi comunica, e l'empatia fa in modo che quell'aura con cui è avvolta la persona in quel momento influenza anche la mia, ed è là che sento la connessione. In una relazione è empatia quando tu hai avuto una giornata fantastica a lavoro, e lei torna a casa e ha avuto una giornata terribile a lavoro, e tu non diresti mai: "Oh, ho capito, adesso ti voglio raccontare della mia giornata." No, tu ti siedi e ascolti la sua terribile giornata e non dirai assolutamente nulla riguardo alla tua. Se un amico o amica scrive dicendomi se ho un attimo di tempo per sentirci al telefono, non mi viene difficile da capire il motivo per cui me lo chiede, perché percepisco uno stato d'animo dietro un messaggio oppure dietro un vocale e qualsiasi cosa io faccia la metto da parte immediatamente. E quindi a volte mi fermo a pensare, dov'è l'empatia nel mondo? Dovremmo cercare di ascoltare di più le persone, senza dare troppi consigli, perché potremmo dire anche qualcosa di sbagliato, potremmo essere fraintesi. Alcuni vogliono solo sentirsi ascoltati, desiderano solo qualcuno che lo faccia, perché questo piccolo gesto fa la differenza. E lo dico anche per me stesso,
Sento che quando vengo ascoltato veramente da qualcuno, che si medesima in ciò che dico e capisce quello che dico, per me è già una vittoria. Sento di non essere il solo a soffrire e quindi accetto questa condizione, la faccio parte integrante di quel periodo negativo, che so che passerà. E anche grazie a te che mi ascolti e che mi dici che domani è un altro giorno e c'è sempre un nuovo giorno per essere più positivi, per vivere più felici.